Allora, andiamo. Mister Sandriani, allora, un punteggio diciamo forse un po' severo per la sua squadra che nel primo tempo ha giocato molto bene, direi, quindi punteggio che non fotografa l'esito della partita. Secondo noi vogliamo sapere la sua impressione. Sì, probabilmente è vero, ma poi alla fine conta il risultato finale. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e potevamo anche andare in vantaggio e non avremmo rubato niente. E poi c'è stato un episodio del rigore così, non tanto nel fallo di Mani che probabilmente c'era, ma nella battuta veloce in cui l'arbitro ci aveva detto che fischiava lui, però sono piccoli alibi, ecco. Secondo tempo è stata una partita non bella, negli ultimi 10 minuti, quando si sono un po' allungate le squadre, diciamo i colpi dei giocatori importanti che la Ternana hanno arrotondato un punteggio troppo severo sicuramente. Mister, forse è mancata un po' la finalizzazione da parte della sua squadra? Sì, può darsi, è mancata, bisogna perseverare, migliorare, perché poi venire a Terni con quel piglio che abbiamo avuto non era facile. Siamo una squadra che prova a giocare in ogni campo e poi se venivi qua a Terni a fare le barricate magari rischiavi di perdere comunque la partita. L'abbiamo giocata, ci abbiamo provato, abbiamo avuto anche le occasioni importantissime, non posso rimproverare niente ai ragazzi, magari gli ultimi 5-10 minuti in cui abbiamo allargato un po' le maglie, tutto qua. Per quello che concerne il tema tattico, si aspettava una partita così prima di scendere in campo, oppure diciamo che ci sono state altre cose magari non disegnate alla lavagna? No, ma io penso che quando vedi i giocatori della Ternana non trovare giocate importanti è sintomo che sei messo bene in campo e poi avevamo il pallino del gioco molto spesso, quindi è stata una buona partita da parte nostra con, ripeto, una personalità giusta, le distanze giuste, la cattiveria giusta. Purtroppo è così, bisogna abbassare le orecchie, rimboccarsi le maniche e rispettare l'esito poi del punteggio finale. Mister, non aveva cambiato tantissimo, 3 pedine rispetto alla vittoria contro il Rimini, se non erro, quindi bene o male l'ossatura della squadra era quella che aveva fatto bene la settimana scorsa, quindi aveva visto in questi ragazzi comunque potevano essere no, in grado di dare fastidio alla Ternana, come è stato, però ha valutato bene lei, ha detto bene lei, insomma è mancato quel qualcosa in più. Sì, è mancato qualcosina sicuramente, anche partite così a un gruppo nuovo come il mio, il nostro, fanno sicuramente crescere, perché comunque il gap non è così tanto basto e bisogna crederci e continuare a lavorare come stiamo facendo, e sicuramente l'incisività e la qualità dei giocatori e della panchina, soprattutto della Ternana, ha fatto un po' la differenza, ma ripeto, sono comunque orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi. Mister, ha detto che lei è più bravo di suo padre. No, io c'ho tanto da imparare da tutti. Sono tra i più giovani della categoria e credo nelle mie idee. Qualche volta ci sbatto la faccia, però sono appassionato e c'ho voglia di emergere, questo sicuramente. Secondo noi, mister, questo girone BDC1 è molto equilibrato da quel che si vede da queste prime partite in senso tecnico. Lei che già è subentrato in corsa l'anno scorso sulla panchina del Gubbio, che impressione ne ricava quest'anno? È un girone molto equilibrato, ma anche il livello si è alzato secondo me rispetto allo scorso anno. E ho dimostrato il fatto che la Ternana contro il Gubbio o con Albino Geff con Renate trova difficoltà, come è sempre capitato in questi campionati, ma la bravura secondo me del mister De Canio e dei ragazzi della Ternana è il fatto che si sono adattati in fretta alla categoria senza sbatterci i denti
come capita magari a squadre blasonate che si adattano un po' in ritardo e poi fanno fatica ad arrivare all'obiettivo. Mister, l'obiettivo di questo Gubbio qual è? Il nostro è la salvezza, però la salvezza passa attraverso il gioco e attraverso la crescita di un gruppo di ragazzi forti insieme a tanti giovani nostri e non. Battista, ad esempio, un calciatore impressivo da Ternana, come... Sta facendo molto bene, questa sera non l'ho utilizzato, nelle ultime partite è stato utilizzato e stasera ho provato altri giocatori che in settimana, come lui, si sono allenati al meglio. Mister, in conclusione, quale giocatore avrebbe tolto questa sera se avesse potuto la Ternana? Io penso che Lopez sia un giocatore che hanno in pochi, una mentalità e una cattiveria che fa la differenza non tanto nella partita ma per quello che trasmette poi un po' a tutti, ecco. Anche se poi noi nel nostro piccolo abbiamo i nostri giocatori, le nostre individualità. Mister, grazie e complimenti nonostante la sconfitta, perché la prestazione tutto sommato è positiva. Arrivederci.